dicono che 10.000 passi al giorno siano una chiave per la felicità. Anche Maria percorre questa distanza con slancio, grazie al nuovo sistema di vuoto dinamico Dynamic Vacuum System, firmato Ottobock. Ora, per comprendere l'entusiasmo di Maria e del suo tecnico ortopedico Pietro per questo sistema, leggiamo insieme quanto segue. Pietro conosce ovviamente molto bene gli ormai testati sistemi della categoria Socket Technologies, lo Shuttle Lock, il sistema KISS, il sistema valvola passiva e il sistema Harmony. Questa serie di tecnologie sono integrate da una novità, il Dynamic Vacuum System. Per capire la novità di questo sistema di vuoto dinamico, diamo un'occhiata alla sua funzionalità. Dopo aver inserito il moncone nell'invasatura della protesi, si verifica un accoppiamento magnetico tra il liner e il pistone. In fase dinamica, la forza centrifuga induce un sollevamento del moncone nell'invasatura protesica. A causa della differenza di pressione tra l'invasatura e la camera cilindrica, l'aria viene spinta dall'invasatura protesica nel cilindro. Una valvola unidirezionale assicura che l'aria non ritorni indietro. Se la protesi viene caricata con il peso corporeo, l'aria viene espulsa dalla camera cilindrica. Anche in questo caso una valvola unidirezionale impedisce il riflusso dell'aria. Già dopo pochi passi si sviluppa un vuoto che, a differenza del sistema a valvola, persiste non solo in fase dinamica, ma anche in fase statica. Il movimento di sollevamento dell'invasatura viene pertanto ridotto a un livello minimo. Per Maria questo significa che la protesi la può sostenere ogni giorno, soprattutto nei momenti di gioco con i suoi bambini. E per Pietro? Potrà consigliare il nuovo sistema fin da subito a utenti come Maria per la regolazione individuale del vuoto. Pietro è contento soprattutto di poter realizzare semplicemente il Dynamic Vacuum System senza dover richiedere una certificazione e seguendo le comuni tecniche di lavoro con il calco in gesso. Deve fare solo attenzione, a seguito della realizzazione dell'invasatura, a svitare innanzitutto la dima della valvola per rimuovere l'invasatura dal modello in gesso. Per comprovarne la massima funzionalità, controllerà che in fase statica il bordo dell'invasatura si profili sotto alla ginocchiera. Per il tecnico ortopedico sono naturalmente disponibili anche informazioni tecniche più dettagliate. Grazie al Dynamic Vacuum System Ottobock, non c'è proprio più nulla che possa impedire i 10.000 passi al giorno. E questo non rende felice solo Maria, ma ovviamente anche Pietro.